non è facile essere in mezzo alla storia. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, eccoci. Ciao, ciao a tutti. Alla destra del padre, eccoci. Ci ha definito la storia, fratellone? Eh beh, io direi proprio di sì. Napoleone. No, direi che abbiamo un vincitore del Festival di Sanremo del 1982 e il vincitore del Festival di Arma di Taggia del 1990. Il 1990, l'unico festival di Arma di Taggia, e questo rimarrà unico nella storia. E infatti questa vittoria ha un significato maggiore, perché di festival si diceva anche prima che di Festival di Sanremo ne hanno vinto tutti, ma il Festival di Arma di Taggia solo noi. Punto. Ci sta. Riccardo, Festival di Sanremo siete tornati 2 anni fa come ospiti, mentre invece in gara manchi dal 1996, in quel caso la canzone era Romanzo, il pezzo se non sbaglio di Morra e Fabrizio. Sono passati 22 anni, ma di acqua sotto i ponti a Sanremo ne è passata davvero tanta. Vabbè, 22 anni mi sembra ieri, mi ricordo anche lì un po' d'ansia nel cantare, una canzone bellissima, sì. Abbiamo fatto tante cose, ma perché questa canzone parla anche di questo, di tutte le cose che abbiamo fatto. Se tu fai attenzione, ogni parola è come rappresentasse 10 anni della nostra vita. Ma diciamo che quello che colpisce è che comunque voi obiettivamente non avete bisogno del Festival di Sanremo, ma il Festival di Sanremo ha bisogno di voi, ha bisogno della storia della musica italiana. Come mai avete accettato l'invito di Claudio Baglioni? Perché Claudio ha, così ci siamo incontrati, ha voluto parlare, così anticiparci un attimo di quello che doveva dal suo punto di vista essere il suo Sanremo, e devo dire che ci sono piaciute tutte le cose che lui pensava, no? L'eliminazione, il discorso anche di poter fare anche brani di 4 minuti, se ha delle cose importanti da dire. E poi lui ha usato delle frasi molto, molto belle, dicendo che deve essere una rassegna, non deve essere una narrazione di canzoni italiane, non deve essere una gara. Allora tutte queste motivazioni alla fine poi ci ha convinti ed eccoci qua. Devo dire che siamo veramente molto felice di esserci. La prima sera ho avuto un audience incredibile e poi siamo anche molto contenti, perché veramente questo è un Sanremo che la musica è al centro di tutto, è la vera e unica protagonista. Anche ieri sera ha riconfermato i numeri, per cui questo devo dire che bisogna essere molto 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 felici. Riccardo, un testo, quello del brano scritto da Pacifico, ma che davvero, come dicevi anche tu, racchiude quello che è stato il vostro percorso professionale ma soprattutto umano. Sì, succede questo, che Facchinetti scrive questa musica in finto inglese macaronico, e poi non essendoci più il nostro Valerio, abbiamo parlato con Pacifico, che noi stimiamo molto, e il fratellone cercava di spiegargli che cosa ci sarebbe piaciuto. E gli abbiamo detto: guarda, noi siamo amici, andiamo a Sanremo, deve essere un Sanremo leggero, dobbiamo raccontare noi la nostra vita, i nostri amori passati, le sofferenze, le cicatrici. E lui ha accentrato perfettamente il testo e siamo qua con un po' di tensione, perché la canzone è molto, molto emozionante, ma con tanta gioia anche. Nuova versione di Insieme del disco con questo brano. Appunto del brano sanremese. E poi il tour. Esce domani. E poi il tour. Difatti il 7 aprile noi saremo a Milano al Forum, e il 9 aprile saremo al Palla Lottomatica. A Roma, Palla Lottomatica. Grazie mille, davvero, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.